Buongiorno a tutti. Siamo a Ronciglione. La particolarità di Ronciglione è che nasce su una rocca tufacea, al di sotto della quale abbiamo questa vallata che potete vedere, che è la vallata del Rio Vicano. Le caratteristiche di Ronciglione sono appunto questa vallata, dalla quale possiamo ammirare in fondo un ponte di ferro in stile Eiffel, molto caratteristico, ma soprattutto è che c'è una coincidenza di due periodi storici: il periodo monumentale, che è appunto quello del borgo medievale, e dall'altra parte invece tutte le vie rinascimentali. C'è quindi questa coincidenza e questo intrecciarsi di due periodi storici. Ci sono tutte le vie rinascimentali, delle vie ampie, non sono delle vie tipiche di un piccolo paesino come può essere il nostro, un paese di 8.500 abitanti, ma sono delle vie appunto ragionate, studiate dai Farnese come delle vie di accesso a quella che era la loro proprietà. Ed ecco il motivo per cui abbiamo questa possibilità di sfruttare il nostro centro storico, che è appunto quello che noi viviamo più di tutti, che è appunto quello rinascimentale, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista commerciale. L'altra particolarità di Ronciglione è ovviamente l'aspetto naturalistico. Abbiamo un lago di Vico, che è appunto un lago vulcanico di origine vulcanica. Il lago ha delle caratteristiche perché non è antropizzato, sostanzialmente è un lago in cui non c'è molta presenza di abitazioni, non c'è presenza di attività umane, e quindi la bellezza è proprio di potersi godere questa bellissima paesaggio naturale in mezzo alla natura. Ultima caratteristica di Ronciglione, ma forse quella che oggi ci rappresenta più di tutti, che non è una caratteristica architettonica o naturalistica, ma una caratteristica culturale, culinaria, che è la produzione principale di questo territorio, dell'agricoltura di questo territorio, che è la nocciola. Ecco, io credo che Ronciglione dia l'opportunità di essere vissuta non solo per queste caratteristiche che ho descritto, ma anche per la presenza continua durante tutto l'arco dell'anno di eventi che vanno a rendere il paese vivibile e renderlo un'attrattiva durante tutto l'anno. Salvo in questo periodo storico che stiamo vivendo, che è quello appunto del Covid, quindi dell'emergenza sanitaria, che purtroppo ci ha costretto a sospendere molte manifestazioni, ma che non appena tutto ciò sarà terminato, e speriamo il più presto possibile, ritorneremo a vivere, soprattutto con le nostre due manifestazioni principali, che sono il Carnevale di Ronciglione e le Corse a Vuoto, che si svolgono rispettivamente a febbraio e ad agosto. Ma poi durante tutto l'arco dell'anno organizziamo eventi: Halloween, il presepe vivente, il Palio delle Barche, che è una manifestazione che si svolge tra il centro e il lago. Insomma, c'è tanto da vedere, c'è tanto da vivere, e dobbiamo solo aspettare che finisca questa emergenza sanitaria per ritornare ad essere un paese vivo ogni giorno e ogni periodo dell'anno. Siamo nella casa museo di Mariangela Virgili. Mariangela Virgili, a Ronciglione detta anche Sor Mariangela, ha vissuto tra il 1600 e il 1700. Chi era brevemente Mariangela Virgili? È stata una bambina, una ragazza, una fanciulla, una donna, e l'importante del suo esempio, della sua vita, è stato che sin da piccola, appena adolescente, ha avuto dei gesti di solidarietà nei confronti dei poveri e dei bisognosi, che poi ha fatto un esempio per tutta la sua vita sino alla morte. Già dal 1700 il popolo ronciglionese è stato attore della causa per la beatificazione di Mariangela Virgili, che per motivi storici poi la causa si è fermata ed ora è ripartita di nuovo. La causa museo è un esempio della devozione e del ringraziamento del tutto il popolo ronciglionese, ma anche del vicinato, per ciò che aveva fatto Mariangela Virgili. In tre parole è stata la madre dei poveri, degli orfani e delle vedove, e già ai suoi tempi era molto avanti con il pensiero. Potremmo anche definirla una femminista, anche se lei è chiamata Suor Mariangela, in realtà non è mai stata suora, è stata una terziaria
comunque ha dedicato tutta la sua vita per gli altri e dovrebbe essere un esempio, ripeto, per le nostre generazioni e per il futuro. Benvenuti a Ronciglione, siamo nella Tuscia Viterbese e Ronciglione è uno dei paesi più caratteristici della nostra zona. Cosa c'è da vedere a Ronciglione? C'è tantissimo, perché comunque il nostro borgo ha una storia molto molto intensa. Sicuramente l'entrata a Ronciglione va fatta dalla porta, la porta romana o Arco di San Giovanni, che ci introduce in quella che è la via dello shopping. Osservando bene questa porta si può notare che oltre allo stemma di Ronciglione in alto campeggia una serie di gigli farnesiani che ci testimoniano il passaggio nel nostro paese di questa importantissima famiglia, perché pensate che Ronciglione è stato uno dei possedimenti più importanti della famiglia Farnese, soprattutto grazie al cardinale Alessandro Farnese Senior, che acquista Ronciglione per poi creare nel 1537, quando ormai già era diventato papa, il ducato di Castro e di Ronciglione. Quella data per il nostro borgo è stata fondamentale, perché ha rappresentato proprio l'inizio di una grandissima crescita a livello economico ma anche a livello culturale. Dalla porta, dall'arco, scendendo sulla destra troveremo delle scalette che ci conducono invece verso la zona medievale, che si sviluppa su un ciglione tufaceo in mezzo alla bellissima vallata del Rio Vicano. In questa vallata, nell'epoca rinascimentale, erano state realizzate una grandissima quantità di industrie manufatturiere, perché Ronciglione è stato proprio un centro molto attivo da un punto di vista industriale ed artigianale. C'erano cartiere, c'erano ferriere, c'erano ramiere, pastifici, tipografie. Ronciglione aveva l'esclusiva delle carte da gioco e pensate che addirittura tutta l'attrezzatura che è stata utilizzata per innalzare l'obelisco a Piazza San Pietro a Roma è stata realizzata qua a Ronciglione. A spiccare però su questo ciglione tufaceo è senza ombra di dubbio la chiesa di Santa Maria della Provvidenza, che è il simbolo della Ronciglione medievale, è la chiesa parrocchiale più antica del nostro borgo, che sorge proprio vicinissimo all'antica porta di accesso di Ronciglione. La chiesa risale al 1100 circa e questa sua bellezza, che è quella di essere nata su questo sperone tufaceo, sembra quasi fondersi un po' con la pietra, in realtà le ha portato nel corso dei secoli qualche piccolo problema di carattere di stabilità, perché il tufo è un materiale molto friabile, che è soggetto a crolli e soggetto a smottamenti. Infatti questa chiesa nel 1702 circa ha subito un crollo nella parte sinistra. Fortunatamente nel 1742 un nipote di Mariangela Virgili si ricordava della profezia che la zia gli aveva fatto, in quanto gli aveva detto: vai nella chiesa, comincia a scavare e troverai un tesoro. Padre Angelo Ferretti lo fece, iniziò a scavare in questa chiesa e il tesoro che trovò fu un bellissimo affresco raffigurante la Madonna con il bambino, perché grazie a quel ritrovamento si trovarono anche i soldi per poter completare il restauro e quindi la riapertura della chiesa. Quindi
Nel borgo di sotto, molto interessante, senza dubbio, anche la casa di Mariangela Virgili. Questa figura è fondamentale per noi ronciglionesi, è vissuta tra il 1661 e il 1734. E questa casa è veramente uno scrigno che racchiude non soltanto la storia della vita di Mariangela, ma anche tantissime storie dei fedeli che sono arrivati dal Settecento in poi per chiedere una grazia o per ringraziare Mariangela di una grazia che hanno ricevuto. Infatti la tappezzeria delle pareti è molto particolare perché si trova in una grandissima quantità di ex voto. Possiamo spostarci invece nella parte alta del borgo, perché il borgo di Ronciglione si divide in borgo di sotto e borgo di sopra. Il borgo di sopra è diverso rispetto al borgo di sotto perché è caratterizzato da una lunga via dritta lungo la quale si aprono dei vicoletti perpendicolari, e passando facendo una passeggiata per il borgo di sopra si può andare anche alla scoperta di alcune tracce lasciate dalla famiglia Farnese. Per esempio nella sede del vecchio comune si possono vedere i gigli e gli unicorni, a metà del borgo di sopra si può vedere uno stemma che è lo stemma del Ducato di Castro e di Ronciglione. Una tappa fondamentale è la chiesa di Sant'Andrea. Oggi è un'arena, purtroppo della vecchia collegiata dei Santi Pietro e Caterina oggi non rimane più nulla, rimane soltanto la facciata con il campanile, e all'interno si possono notare soltanto colonne, capitelli, quindi c'è rimasto ben poco. Però dovete pensare che in realtà in passato questa chiesa era la chiesa principale del borgo, che è stata realizzata quando la chiesa della Provvidenza non bastava più per contenere l'alto numero dei fedeli. Oggi però viene utilizzata per eventi, soprattutto per esempio qua viene organizzata anche la premiazione del Roncio d'Oro, che è un premio letterario nazionale che viene organizzato dal Centro Ricerche Studi. Qua durante il presepe vivente viene organizzata la zona del mercato, durante un borgo di vino ci sono gli stand delle varie cantine che partecipano a questo festival enogastronomico, quindi comunque la chiesa, l'arena con il borgo continuano un po' a vivere grazie a questi eventi. Continuando oltre la chiesa si arriva sotto la rocca, i torrioni o castello della Rovere, che va a dominare tutto il borgo ed è stato costruito probabilmente originariamente dai prefetti di Vico, e poi pian piano è stato ingrandito e si è modificato nel corso dei secoli fino a che non ha raggiunto le fattezze che vediamo noi oggi. Popolarmente sono chiamati torrioni per via di queste grandi torri angolari che possiamo ancora oggi ammirare. Lasciando il borgo cambiamo totalmente scenario per arrivare nella piazza del comune, che è di epoca rinascimentale, di epoca farnesiana. Quando la famiglia Farnese arriva a Ronciglione, in realtà a Ronciglione c'erano soltanto i borghi medievali, non c'era nient'altro. Quindi tutto ciò che vediamo, le vie rinascimentali, la piazza, la porta, risale tutto a quel periodo, 500-600. E appunto con la creazione del Ducato di Castro e di Ronciglione l'impulso è stato notevole per il nostro paese. Si è cominciato a costruire per esempio la fontana degli unicorni o Fontana Grande, che popolarmente viene attribuita al Vignola, che è l'architetto che ha realizzato il Palazzo Farnese di Caprarola a pochi chilometri da Ronciglione, ma in realtà fu voluta dal cardinale Alessandro Farnese Junior, che era il nipote del Papa Paolo III, e venne commissionata da Antonio Gentili da Faenza nel 1566. Interessante anche il Duomo, dalla facciata monumentale, se ci si pone sotto al Duomo si ha quasi l'effetto di schiacciamento. Il fatto che Ronciglione abbia un Duomo ci fa pensare a quanto sia stato importante nel passato. Alla fine del 600 viene terminato e oggi appunto è la chiesa più importante del nostro paese. All'interno ci sono delle opere d'arte molto interessanti, c'è per esempio l'altare dedicato al Santissimo Rosario, al Santissimo Salvatore, l'altare maggiore dedicato al Santissimo Sacramento. All'interno troviamo anche la statua lignea di San Bartolomeo, che è il patrono del nostro paese, ed abbiamo i resti di Mariangela Virgili. Quindi a Ronciglione c'è tantissimo da scoprire, ce n'è davvero per tutti i gusti, si può abbinare una passeggiata storica con un evento oppure una passeggiata anche al lago, quindi è uno di quei borghi che si presta sicuramente molto bene al turismo di prossimità, al turismo lento, dove la pace, la calma e la natura dominano sicuramente l'intero paesaggio.
Buongiorno, oggi vi presento la zuppa del pellegrino con la nostra variante che è con le nocciole, nocciole tipiche qui del posto di Ronciglione e della Tuscia. Allora, iniziamo subito a spiegare che siamo sulla variante della Via Francigena, quindi abbiamo preso i legumi tipici della nostra zona. Iniziamo a prendere il fagiolo del Purgatorio, un po' di cece del solco dritto e le lenticchie di Onano. Le mettiamo in questa terrina con un goccio d'acqua, poi aggiungiamo dell'olio sempre nostro della Tuscia, extravergine di oliva, dopodiché lo mettiamo sul fuoco. Noi di solito cuciniamo tutto sulla stufa a legna, perciò dalla mattina per l'ora di pranzo è a posto. Poco prima della cottura, del termine della cottura, aggiungiamo un mix di erbe aromatiche, dove c'è il cerfoglio, il peperoncino, l'aglio, che è l'aglio nostro, l'aglio rosso di Proceno. Al termine della cottura possiamo poi aggiungere, poco prima di servirle, le nostre nocciole. Siamo arrivati al termine della cottura, abbiamo impiegato circa 4 ore sulla stufa a legna, adesso le andiamo a servire. Li serviamo su questi piatti che sono di crusca, aggiungiamo del pane già bruscato, un po' di olio extravergine, sempre della zona, e la nostra variante, le nocciole del territorio, la tonda gentile romana. Ecco come si presenta il nostro piatto. E a questo piatto gli abbiniamo un vino locale del lago di Bolsena, di Marta, un vino rosso del vitigno Cannaiolo Nero. E buon appetito!